Ciao a tutti, buongiorno. In questo nuovo video racconteremo questa esperienza speciale allo stadio del Monza, qui alle mie spalle, con alcuni dettagli sulla maglia del Monza, ma soprattutto è una giornata speciale perché con l'iniziativa di Palsì dedicata ai diritti umani vedremo anche che i giocatori in campo indosseranno una felpa, che vi farò vedere dopo, in cui sono poi visualizzati sulla schiena dei giocatori i diritti umani e degli slogan dedicati all'inclusione. Al cospetto dei diritti umani siamo tutti uguali, questo è il motto per la giornata di oggi di Palsì in questo match Monza-Genova, dove idealmente tutte le due squadre saranno una squadra sola per la 75esima edizione della giornata dei diritti umani. Quindi eccola qui la maglia che indosseranno i giocatori per questa 75esima giornata dei diritti umani. Questa è la versione della felpa con logo Motorola e logo del Monza, perché è la versione che indosseranno i giocatori della squadra di casa. E come detto, dietro ci sono delle parole chiave che hanno a che fare con i diritti umani e l'inclusione, la pace e tutte le sfaccettature che questa giornata dei diritti umani può avere. Il colore ricorda un po' quello del campo da gioco, un po' blu, un po' verde. Dicevamo, colori un po' particolari, spero che vi piaccia, e comunque secondo me è da lodare il fatto che qualcuno abbia fatto qualcosa per poi portare in campo questi diritti proprio in un campo da calcio, dove abbiamo assistito varie volte ad eventi che con l'inclusione hanno poco a che fare. Il campo oggi per il Monza, vita, personalità, uguaglianza, difesa, famiglia, casa, possibilità, cura, infanzia, benessere, comunità. In campo oggi per il Genoa, pace, libertà, istruzione, tolleranza, cultura, dignità, rispetto, sicurezza, salute, fratellanza, equità. Alla maglia della stagione 2023-2024 della squadra di casa, come vediamo il logo della squadra bene in vista, ma soprattutto questa maglia dedicata all'idea di velocità, Monza tempio della velocità per l'autodromo. Quindi troviamo questo motivo che richiama un po' la bandiera a scacchi dell'autodromo, piuttosto che un altro motivo inserito qui nel colletto, o ancora tutto il logo e il vero e proprio circuito dell'autodromo che vedete qua. Comunque tutti questi particolari ve li faremo vedere in dettaglio. C'è una banda bianca sullo sfondo rosso e, come detto, la banda bianca termina poi con la bandiera a scacchi. Il logo della Serie A, la maglia è realizzata da Lotto, che è lo sponsor tecnico del Monza, main sponsor Motorola, e dietro troviamo anche i nostri amici di Palsì. Il fil rouge di questa nuova maglia, come abbiamo detto, è la velocità. Adesso andiamo a farvi vedere alcuni dettagli. Detto questo, ora andiamo a mangiare in attesa del match. Un saluto a tutti.
capito anche in questo video che era dedicato a questa giornata per i diritti umani qui allo stadio Brianteo e anche in parte al Monza e poi alla maglia del Monza. Un saluto a tutti, grazie, alla prossima!